Invece. Ecco padrini. Buongiorno a tutti. È vero che c'è molta curiosità oggi per la nuova Costituzione apostolica, non solo fra i giornalisti, ma anche fra gli accademici, che normalmente non sono tanti accademici nella nostra aula. E abbiamo il Cardinale Versaldi, prefetto della Congregazione, e Sua Eccellenza Monsignor Zani, e anche Monsignor Piero Coda con noi oggi per illustrare la nuova Costituzione. Cominciamo subito per inquadrare il documento con Sua Eminenza. Grazie. Benvenuti a tutti, grazie per la vostra presenza che ci dà modo di comunicare questa importante Costituzione che viene in continuità con la Sapienza cristiana, ma anche in prosecuzione secondo lo spirito di adattamento necessario, perché già la Sapienza cristiana, l'articolo 93, prevedeva che venisse adattata alle nuove esigenze che sono sempre cangianti. Per intendere però pienamente il significato della nuova Costituzione, che si chiama dalle prime parole, come d'uso, Veritatis gaudium, circa le università e facoltà ecclesiastiche, al di là delle pur importanti novità tecniche, è necessario tenere presente quanto Papa Francesco affermava nella esortazione apostolica Evangelii Gaudium al numero 27, dove diceva: sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventano un canale adeguato per la evangelizzazione del mondo attuale più che per l'autopreservazione. La riforma delle strutture, continuava, esige la conversione pastorale e si può intendere solo in questo modo, fare in modo che tutte siano più missionarie. E proprio in continuità con l'Evangelii Gaudium, e Gaudium ritorna anche nella Veritatis Gaudium, nel proemio di questa Costituzione, Papa Francesco si richiama a questa sua ispirazione missionaria, quando al numero 3 dice: è giunto il momento in cui questo ricco patrimonio di approfondimenti, di indirizzi, verificato e arricchito sul campo dal perseverante impegno di mediazione culturale e sociale del Vangelo, confluisca nell'imprimere agli studi ecclesiastici quel rinnovamento sapiente e coraggioso che è richiesto dalla trasformazione missionaria di una Chiesa in uscita. Questa è la cornice entro quale va inquadrato il fine di questa nuova Costituzione. E allora, ecco le nuove sfide che la Costituzione raccoglie nel mondo d'oggi, sfide che sono da una parte anche problematiche, ma dall'altra sono un invito, no, ad adeguare l'incarnazione del messaggio cristiano nella storia del nostro tempo nel campo dell'educazione. E il Papa, nell'incontro con gli studenti e il mondo accademico a Bologna, diceva: dedichiamoci con passione all'educazione, cioè a trarre fuori il meglio da ciascuno per il bene di tutti. Quindi l'impegno costante della Chiesa non solo nel seminare, ma anche nel far crescere il messaggio evangelico. Le università e le facoltà ecclesiastiche erano rette finora dalla Costituzione Apostolica Sapientia Christiana del 1979 e fanno parte appunto di questa preoccupazione missionaria della Chiesa, la quale non può sfuggire alle domande che sono emerse ed emergono continuamente nel nostro tempo. Dal 1979, come potete immaginare, ma anche conoscere, sono state pubblicati e promulgati molti documenti, per ben tre volte la Congregazione è intervenuta per dare nuove norme per quanto riguarda il diritto canonico, la filosofia e anche alcune
articoli che concernevano le relazioni annuali e gli aggiornamenti della banca dei dati. Altri testi normativi poi ancora si sono aggiunti e nel frattempo sono stati promulgati due importanti fondamentali documenti, il nuovo codice di diritto canonico nell'83 e il codice di diritto canonico orientale nel 90, e poi sempre nel 90 la Costituzione Apostolica e Scorde Ecclesie, che pur essendo dedicata soprattutto all'Università Cattolica fa riferimento anche alle istituzioni accademiche ecclesiastiche. Poi importante è anche il rapporto che si è andato a consolidare delle nostre istituzioni ecclesiastiche con il mondo accademico civile, e quindi quattro convenzioni regionali dell'UNESCO sono state firmate anche dalla Santa Sede attraverso la nostra congregazione, che riguardano i paesi dell'America Latina, l'Europa, l'Asia e l'Africa. E nel contesto di quell'accordo del processo di Bologna, che ha sottoscritto anche la Santa Sede, è stata creata una nuova agenzia per il controllo e la promozione della qualità delle nostre istituzioni. L'agenzia della Santa Sede per la valutazione e promozione della qualità delle università e facoltà ecclesiastica, abbreviato è l'AVE PRO, che ha questo compito autonomo rispetto alla congregazione di valutare appunto la qualità delle nostre istituzioni per poter garantire di fronte all'UNESCO e di fronte ai rapporti con gli stati queste nostre istituzioni. Papa Francesco poi ha incoraggiato questa revisione, che era già cominciata prima di lui, e ha incoraggiato tutti noi a proseguire e nel 1917, quando ci ha ricevuti per la plenaria nel febbraio scorso, ha incoraggiato a ultimare questo lavoro. E quindi la promulgazione, concludo, della Costituzione alla data dell'8 dicembre 2017 e prende appunto il nome Veritatis Gaudium in continuità con l'Evangelii Gaudium. I testi lo potete trovare, oltre che alla distribuzione cartacea, anche sul web della Santa Sede, su quella della Congregazione per l'Educazione Cattolica. Ecco, adesso lascio la parola agli altri che entrano più nei contenuti. Grazie. Grazie, Eminenza. Passiamo la parola a Monsignor Coda, che parla un po' degli orientamenti che ha fatto il Santo Padre per questo documento. Direi che si tratta di un documento che ha un respiro non congiunturale, ma programmatico. E come tale è destinato a dispiegare un'efficacia a lunga gittata sugli studi ecclesiastici e più ampiamente direi sull'impegno culturale di ispirazione cristiana. Parte da questa constatazione, Papa Francesco, ci troviamo in una situazione di cambiamento d'epoca e è necessario, si potrebbe citare Edgar Morin in proposito, ripensare il pensiero, cioè ripensare le forme, gli obiettivi, le modalità di elaborazione e di trasmissione della cultura, perché, come dice Papa Francesco, non abbiamo ancora a disposizione una cultura necessaria per affrontare le ingenti sfide dell'oggi e dobbiamo lavorare a costruire delle leadership capaci di indicare le strade. Il sistema degli studi ecclesiastici in questo contesto, nel momento in cui a livello planetario l'istituzione universitaria sta subendo un processo di profondo ripensamento per far fronte alle sfide del momento, il sistema degli studi ecclesiastici rappresenta certamente una risorsa di grande significato, di singolare significato. Occorre rilanciarlo e nel proemio della Costituzione Papa Francesco indica, direi, la direzione di marcia per intraprendere questo rilancio nella luce, nella scia del Vaticano II e anche di altri testi di grande rilevanza che dal Vaticano II ad oggi hanno segnato le tappe miliari di questo impegno sempre profondo della Chiesa nell'ambito della scuola e dell'insegnamento, dalla Evangelii Nuntiandi di Paolo VI alla Redemptoris Hominis di
San Giovanni Paolo II, fino alla Caritas in Veritate di Benedetto XVI, un testo di grande orientamento. Ebbene, la Veritatis Gaudium in concreto delinea quattro criteri fondamentali per questo rilancio. Il primo criterio è dar vita, o meglio, promuovere sempre più profondamente, con sempre maggiore intensità, nella scia del Vaticano II, le università e gli istituti superiori di studi ecclesiastici come luoghi e percorsi abitabili e apprezzabili in cui l'immersione nel fuoco vivo, nel cuore vivo della esperienza cristiana diventa anche l'occasione per acquisire le competenze necessarie per diventare leadership capaci di costruire e di tessere relazioni sociali significative a tutti i livelli nella Chiesa e nella società. Perché, come ama ripetere Papa Francesco, Cristo non ha redento solo il singolo, ma ha redento la relazione sociale. Secondo criterio di fondo, grande nella linea del Vaticano II, apertura al dialogo tra le discipline e tra le culture, quindi superamento dell'autoreferenzialità e della frammentazione dei saperi in una logica non solo interdisciplinare, ma, precisa bene il proemio, transdisciplinare. Vale a dire sottolineare il fatto che il pensare, la cultura, va collocata in uno spazio di fermentazione in cui i saperi attingono al senso e al destino sapienziale del vivere umano come singoli e come società. Un terzo criterio che viene indicato è il criterio che occorre mettersi nell'ottica di un processo lungo e impegnativo, facendo rete tra le diverse istituzioni, sia quelle attinenti per sé con una proprietà specifica al sistema degli studi ecclesiastici, sia con apertura a largo raggio, come sempre è stato nella storia culturale bimillenaria della Chiesa, con tutte le espressioni culturali portatrici di autentica novità e di autentico servizio all'uomo, con l'impegno a una revisione attenta dell'architettura e della dinamica metodica dei curriculi impartiti all'interno dei diversi centri universitari. E infine, quarto criterio, una novità sottolineata con forza, mi sembra, nel proemio, dare impulso a luoghi di ricerca e centri specializzati di approfondimento in cui l'ispirazione evangelica e della dottrina della Chiesa dia un contributo reale in questo momento alla costruzione di sentieri immaginabili e realizzabili per costruire una società a misura d'uomo per far fronte alle ingenti sfide che la tecnologia, la crisi ambientale comportano. Dunque, concludendo, c'è l'impegno nel proemio in particolare, direi, da un lato a propiziare narrazioni nuove e interpellanti del Vangelo di sempre che siano capaci di dire oggi il senso, la bellezza, la serietà dell'avventura umana, personale e sociale, e contemporaneamente praticare le vie per pensare con serietà, responsabilmente, con competenza, con realismo ed efficacia, a un solo mondo con un progetto comune, nell'ottica della Laudato Si. Concludo, dice Papa Francesco, al numero 5, la teologia e la cultura di ispirazione cristiana sono state nei secoli all'altezza della loro missione quando hanno saputo vivere rischiosamente e con fedeltà sulla frontiera. Ecco, mi sembra che la Veritatis Gaudium sia un invito circostanziato e costruttivo a proseguire su questa strada. Grazie Monsignor Cora. E la domanda di tutti è: quali sono le novità? Credo che lei, Eccellenza, ha la risposta. Sì, vorrei permettere un ringraziamento al Cardinale Zenon Grocoleschi, che è qui con noi, che è stato prefetto per 14 anni del nostro dicastero e che ha avviato già durante la sua responsabilità il gruppo di lavoro che poi ha portato avanti la revisione, poi più decisamente in questi ultimi tempi, ma
un saluto particolare, un ringraziamento. Ecco, il mio compito è di vedere in concreto come tutte questi principi si calano poi nel concreto. Qui evidentemente non si può andare nella linea di tutte le novità che vengono introdotte, ne richiamo solo alcune. Vorrei far riferimento appunto ai passaggi fondamentali del cambiamento, dare due o tre notizie sui dati statistici, diciamo, e terzo, qual è il percorso che adesso come congregazione vogliamo fare per accompagnare l'attuazione della nuova Costituzione. Per quanto riguarda le novità normative, come sapete appunto la Costituzione ha una prima parte che è la Costituzione vera e propria del Santo Padre e la seconda parte sono le norme applicative che hanno la data del 27 dicembre. 8 dicembre la Costituzione, 27 dicembre le ordinaciones, diciamo. Ecco, ripeto alcune cose che sono state dette qui. Nell'articolo 1 si fa riferimento all'agenzia Ave Pro. Quindi quello che ha detto Sua Eminenza prima viene adesso collocato dentro l'articolo 1,2, dove si dice che le università sono di regola sottoposte alla valutazione dell'agenzia della Santa Sede. Quindi quello che già è stato fatto negli ultimi 10 anni con l'Ave Pro, soprattutto per le istituzioni che stanno in Italia, in Europa, come attuazione di uno degli accordi a cui faceva riferimento, e cioè quello del processo di Bologna, adesso diventa una norma per tutte le istituzioni ecclesiastiche del mondo che, secondo una tappa che poi l'Ave Pro determinerà, verranno sottoposte alla valutazione. La valutazione per noi è un passaggio importantissimo, prima di tutto per una ricaduta interna all'istituzione, e quindi ogni istituzione ecclesiastica ha un nucleo di autovalutazione, ma è molto importante anche per la comunicazione esterna della qualità di questa istituzione, che è finalizzata poi a costruire dei concordati e degli accordi internazionali e quindi anche il riconoscimento dei titoli. Secondo punto è collegato a questo che ho appena detto, cioè il tema delle convenzioni. Già la Sapienza Cristiana parlava di convenzioni internazionali, qui si è precisato e si parla di convenzioni bilaterali, multilaterali, stipulate dalla Santa Sede, perché in questi 38 anni ne sono stati firmati e siglati parecchi e hanno caratteristiche diverse da continente a continente. E quindi qui dice il testo che le facoltà ecclesiastiche devono osservare le prescrizioni di questa Costituzione in vista degli accordi con i diversi stati. Il terzo elemento di novità riguarda l'insegnamento a distanza, sollecitato da più parti. Ormai la rivoluzione informatica e telematica è penetrata ampiamente nel sistema di studi accademici e apre degli scenari completamente nuovi, ma vanno normati, vanno accompagnati questi nuovi sistemi di apprendimento. E quindi qui c'è l'articolo 31,2 che recita così: una parte dei corsi può essere, quindi una parte dei corsi può essere svolta nella forma di insegnamento a distanza se l'ordinamento degli studi approvato dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica lo prevede e ne determina le condizioni. Quindi rimanda a una normativa successiva. E il quarto punto che vorrei sottolineare è l'articolo 32, che riguarda appunto il compito degli istituti di studi superiori in generale, quindi l'abbiamo recepito anche noi nella Veritatis Gaudium, nei confronti cioè del dilagante fenomeno dei rifugiati e dei profughi. Sappiamo che il 50% dei profughi riguarda l'età scolastica e accademica. E sono tanti i problemi di queste persone, sono dei sans-papiers che si spostano da varie parti e non hanno più documentazione. Che cosa hanno studiato? Cosa hanno fatto? Hanno interrotto l'università? Come recuperare i loro studi? Quindi anche questo, d'accordo con
le normative degli altri paesi e di tutti gli stati l'abbiamo anche recepita. E l'ultimo, il penultimo punto è per facilitare la circolazione e la mobilità dei docenti e degli studenti si fa riferimento a quel documento che deve accompagnare il diploma degli studi, il riconoscimento dei titoli conseguiti, per descrivere meglio quali sono i contenuti acquisiti e la spendibilità di questi contenuti proprio in vista di un riconoscimento di questi titoli anche da altri paesi. Si dovrà poi trovare il sistema per attuare il forte impulso espresso appunto da Papa Francesco al numero 5 del proemio di creare nuovi e qualificati centri di ricerca. Questo tema dei centri di ricerca è nuovo e andrà meglio approfondito. Secondo punto, per dare qualche dato statistico, noi quando parliamo delle nostre istituzioni normalmente facciamo riferimento alle facoltà, questa è la struttura nostra. Poi queste facoltà possono essere più di una. Quando sono più di una, se sono due o tre, abbiamo gli atenei, poi abbiamo le università dove abbiamo più di quattro facoltà. E poi abbiamo gli istituti affiliati, dove si rilasciano soltanto i titoli di primo ciclo, il baccalaureato, gli istituti aggregati, primo e secondo ciclo, e gli istituti incorporati, che sono di specializzazione. E poi abbiamo anche gli istituti superiori di scienze religiose. In totale nel mondo abbiamo 289 facoltà ecclesiastiche, più 503 affiliati, aggregati, incorporati, eccetera, per un totale di 792 istituti. Poi varie di queste facoltà costituiscono 28 atenei, cioè 28 atenei e università. 160 sono le facoltà di teologia, 49 di filosofia, 32 di diritto canonico e 40 di altre discipline. Abbiamo appunto distribuite in Africa 15 facoltà, in Asia 25, in Nord America 19, in Sud America 22, in Oceania 1, in Europa 207. Più ho tralasciato di parlare anche delle istituzioni collegate. In Europa abbiamo un numero così elevato perché appunto c'è Roma, che è un caso particolare, con 62 facoltà, e poi soprattutto in Italia, Spagna e anche Germania, alcuni paesi dell'ex blocco dell'Est, istituti superiori di scienze religiose per preparare gli insegnanti per insegnare la religione cattolica nelle scuole. Come già si diceva prima, si fa riferimento anche alle università cattoliche. Queste non fanno parte della Veritatis Gaudium. Le università cattoliche sono rette dalla Costituzione del 1990, ex corde ecclesie, e sono create sulla base di leggi dei diversi paesi, quindi non sulla legge ecclesiastica. Però dentro queste università abbiamo alcune delle nostre facoltà, per cui il discorso che è stato fatto prima di una relazione costruttiva tra le ecclesiastiche e le cattoliche è per noi molto importante. Chiudo proprio dicendo qual è la prospettiva di lavoro che sta davanti a noi per attuare la Veritatis Gaudium. Mentre la Costituzione entra in vigore con queste date, possiamo dire sin da ora alcuni elementi. Innanzitutto dice il testo che diamo tempo 2 anni perché le facoltà includano, introducano nei loro statuti le novità della Costituzione. Quindi l'8 dicembre del 2019 è la data entro cui tutti gli statuti devono essere rivisti. In questo biennio si faranno alcuni incontri continentali per spiegare meglio, approfondire le novità, i contenuti di questa Costituzione. Abbiamo già previsto un primo incontro il 3 e 4 maggio qui a Roma per l'Europa, Nord America e Medio Oriente. Un altro incontro lo faremo a Bogotà per tutta l'America, Centro e America Latina il 6-7 novembre.
nel marzo del 2019 a Nairobi per l'Africa e stiamo fissando una data per l'Asia e Oceania. Un tema importante sarà quello di riconsiderare poi la distribuzione delle specializzazioni degli studi ecclesiastici nei secondi e terzi cicli. Ecco, qui c'è un cenno nella Veritatis Gaudium e sarà il tema da discutere anche in questi incontri a cui ho fatto cenno prima. E un impegno altrettanto importante e delicato è quello di portare avanti il lavoro già intrapreso per un riordino, una ottimizzazione delle facoltà ecclesiastiche che stanno a Roma, perché sono tante e c'è una richiesta di riorganizzazione degli studi di Roma che esaltino sempre di più il valore aggiunto degli studi fatti nelle facoltà romane rispetto a quello che si fa negli altri continenti. E chiudo, per l'attuazione della Costituzione è stata già creata una commissione ad hoc che verrà convocata nelle prossime settimane e che dovrà determinare appunto i criteri per applicare queste novità di cui ho fatto prima, insegnamento a distanza, le specializzazioni, eccetera. Le abbiamo appena accennati come temi, ma dovranno essere approfonditi e comunicati poi con delle lettere circolari successive. Grazie Eccellenza, adesso a voi. Buongiorno, sono uno dei docenti dell'Accademia Alfonsiana, insomma. Mi presento non come giornalista, ma come membro della CRUPR, che è Conferenza Rettori delle Università Pontificie Romane. Proprio perché nessuno parlava, sciolgo il ghiaccio. Domando una cosa tecnicissima che si lega alle ultime asserzioni di Monsignor Zani. Vuol dire che tutte le nostre facoltà, università, istituti dovranno adeguare i propri ordinamenti, statuti e tutto il resto entro l'8 dicembre 2019, vuol dire 2 anni. Volevo domandare, in pratica, questi adeguamenti avranno una corsia privilegiata, visto che massicciamente tutti quanti dovranno poi confluire alla Congregazione per l'Educazione Cattolica, o seguiranno l'iter classicissimo con tutte le, mi perdoni, burocrazie coinvolte? Beh, un po' di burocrazia ci vorrà, perché senza quella i vari passaggi, quindi i consigli delle varie facoltà, delle università, è chiaro, dovranno fare questo lavoro di attuazione. Nelle norme finali, appunto, l'articolo 88 è scritto che la presente Costituzione troverà applicazione il primo giorno dell'anno accademico 2018-2019 o dell'anno accademico 2019. No, questo è un po' l'articolo. Allora, è chiaro che il lavoro di applicazione, inclusione negli statuti di queste normative può cominciare domani, voglio dire, è un lavoro che si può subito avviare e l'approvazione di queste dei nuovi statuti, speriamo che non arrivino tutti alla fine, in 15 giorni e che facciano ammattire gli ufficiali del nostro dicastero. Voglio dire, cioè, che c'è già un caso o l'altro dove le facoltà romane hanno pronti gli statuti e abbiamo chiesto di tenerli fermi per aggiornarli con queste normative. Ecco, in questi casi, per esempio, se l'aggiornamento viene fatto in tempi rapidi, noi siamo pronti immediatamente ad approvare, poi entreranno in vigore, come si è detto, con l'inizio dell'anno accademico. Sì, anche perché ovviamente c'è una logica che prevale sui tempi, nel senso che queste nuove norme danno un orientamento generale in cui vanno incluse poi le altre pratiche che si svolgeranno, quindi
non si può far andare avanti l'ordinario prima di aver ristrutturato quello che è straordinario, quindi è la corsia privilegiata per quanto è possibile senza saltare le consultazioni interne, un approfondimento, non è una pura e automatica applicazione tecnica, recepiamo anche, no, le realtà diverse che ci sono nel mondo e quindi l'invito è cominciare subito, anche se non sono ancora in vigore formalmente, a cominciare subito un confronto tra ciò che esiste e ciò che il Papa promuove per accelerare questo processo. Poi noi con le possibilità umane, quindi limitate, che abbiamo, cercheremo di facilitare questo processo, ma chiaramente è prioritario il contesto nuovo, in cui poi il resto ha un significato anche diverso. Sì. Ines San Martín de Crux, faccio la domanda un po' in italiano e un po' in inglese perché non ho il documento in italiano, l'ho soltanto in inglese. Ma in un momento il testo parla su che tutti i professori devono avere una upright life. Cosa significa una integrità di dottrina, che devono avere una vita, diciamo, moralmente... Che numero è? Sarà vita retta in italiano? Sì, una vita retta in italiano. Questo significa, per esempio, che un professore che è in una situazione irregolare non può essere docente? Questo significa, per esempio, che si è risposato... divorziato e risposato, si è omosessuale, si è ateo, non può essere docente, o cosa significa proprio questo di vita irregolare? Io ce l'ho proprio soltanto in inglese perché non ho il wifi qui. Il numero? Il numero. Sì, ma non so il numero perché l'ho fatto sul WhatsApp. Tu ce l'hai? Scusatemi. Irregular situations? Sì, e nella sezione dei professori? Se è costituzione o norme, vediamo. Sarà nelle norme. Quello 26, articolo 26, che dice si distingue per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita cristiana e ecclesiale e per senso di responsabilità. Sì. Ma al di là di quello mi penso che si può capire la domanda. Grazie, scusate. Ovviamente questa è la visione tradizionale della Chiesa, no? Che deve tener conto però delle situazioni. Molte volte abbiamo docenti che non sono cattolici nei paesi di minoranza cristiana. No? Quello che si richiede è l'onestà, no? Intellettuale e una coerenza di vita che credo che non sia una esigenza strettamente solo religiosa, ma che anche la credibilità, l'autorevolezza di un docente, anche non credente, anche non cattolico, non può insegnare una cosa e praticarne un'altra. Questo nella concezione che, nella visione antropologica cristiana, è che il docente non è solo colui che dà una dottrina, ma accompagna una persona nella sua crescita, e questo è lo spirito con cui sempre di più Papa Francesco ci richiama. È importante la credibilità della persona, del docente, se non è cattolico, ma deve rispettare che l'università ha una sua identità e quindi deve onestamente insegnare che la religione cattolica dice questo. Se poi lui non aderisce, questo è un altro aspetto, ma non può dire nell'università cattolica quello che non è, dire che è cattolico ciò che non è cattolico. Ecco, questa è la coerenza dal punto di vista intellettuale. Dal punto di vista morale, come dico, ci rifacciamo nelle diverse situazioni in cui prima i docenti erano non solo cattolici ma erano anche religiosi la maggioranza. Adesso, come dico, non solo nei paesi di minoranza cattolica ma anche col secolarismo nelle nostre società ci sono persone non credenti più, anche se sono battezzate. Si richiede quella credibilità che è insita, no, nel ruolo del docente nel senso pieno della parola, per cui
Evidentemente anche questo criterio tradizionale va adattato alle circostanze, ma credo che questo valga per quella qualità, no, delle nostre istituzioni di cui non possiamo fare a meno. Volevo solo aggiungere che questo numero recepisce il codice di diritto canonico, praticamente già il codice che è dell'83, la Sapienza Cristiana era del 79, per cui è una norma generale per tutta la Chiesa, per tutte le istituzioni, dalle scuole materne cattoliche fino alle università, è un principio proprio generale con quelle articolazioni che diceva Sua Eminenza. Grazie. Sì. Andrea Acali, Interris. Se è possibile un chiarimento, un approfondimento su quelle che saranno le riorganizzazioni delle facoltà romane, cioè cosa si intende in concreto? Sì, abbiamo usato il termine ottimizzazione, è un lavoro che è iniziato con il consenso, dobbiamo dire, delle autorità accademiche, perché si vede la necessità di salvaguardare ciò che è specifico delle università romane, che non sono semplicemente come le altre, ma anche la necessità di adeguarsi ai tempi che riducono le risorse, riducono le persone, e quindi è inutile fare doppioni, è inutile fare una falsa concorrenza, una giusta concorrenza nella qualità, sì, ma quindi la necessità di ottimizzazione significa appunto salvaguardare ciò che è specifico, cambiare ciò che i tempi hanno richiesto e richiedono per migliorare questa presenza così significativa e storica delle facoltà romane. E questo va avanti con un consenso comune, è affidato appunto anche ai rettori, l'associazione dei rettori, in collaborazione con la stessa congregazione, e si stanno facendo dei passi per favorire una flessibilità, una circolarità sia di docenti che di studenti, che è nell'ordine ormai delle cose e che quindi sarà certamente un passo avanti per coloro che si vogliono ancora servire di queste opportunità della Chiesa che sta a Roma, che dà un valore aggiunto, no, a quanto già può avvenire altrove. Sì, vorrei aggiungere che è un processo già incominciato da 3-4 anni, 4-5 anni, su richiesta di alcuni superiori generali delle congregazioni religiose che, avendo visto in questi anni, in questi decenni ultimi, nascere altre facoltà in altri continenti, in Africa, in Asia, in America Latina, si trovano di fronte al problema di garantire il personale qualificato in tutte queste facoltà romane e anche nei vari continenti. Per cui sono venuti loro stessi a chiedere di avviare questo processo. E questa è la cosa interessante, che non è una determinazione che casca dall'alto e che vuole... È una risposta a un'esigenza molto forte che ci è stata presentata. Per cui c'è stato negli anni passati un calo di vocazioni in alcune zone geografiche, e in altre invece c'è stata una crescita, per cui sono nate delle facoltà, difficoltà anche economiche magari a mandare a Roma per gli studi, per cui c'è una domanda, ecco, come conservare questa specificità degli studi romani, rilanciarla in ordine, applicando questo spirito e questo orizzonte, come è stato esplicitato prima, che troviamo nel proemio, e in concreto evitare poi anche dei doppioni, perché probabilmente si possono ridurre delle facoltà, perché non sono tutte indispensabili e necessarie, però questo va fatto insieme con la CRUP, con i rettori, i gran cancellieri e così via. Quindi è uno dei temi da portare avanti. Sono sorella dall'Angelicum, Elena Alford. Riprendo il tema delle migrazioni in due ottiche. Uno, vorrei sapere un po' di più su
questo punto molto interessante su che cosa sta facendo la congregazione per gli studi per i rifugiati e i profughi, se potete dire qualche cosa in più, anche in riferimento a quello che noi a Roma potremmo contribuire. E anche se è possibile riaprire il discorso sulla partecipazione delle università pontificie nel programma di Erasmus. So che noi siamo, è possibile per noi di partecipare in Erasmus più, ma se possibile proprio nel centro del programma. Allora, per quanto riguarda il secondo, nei prossimi giorni avremo anche qualche incontro richiesto dagli ambasciatori europei che verranno a porci questo problema. Voi lo sentite a livello di istituzioni, noi non l'abbiamo mai affrontato, sappiamo che c'è questa esigenza perché insomma, la presenza a Roma di persone da tutto il mondo probabilmente fa di Roma un caso unico rispetto ad altre università che ci sono, no? Quindi qui abbiamo 15.000 studenti diciamo nelle nostre facoltà ecclesiastiche a Roma e la percentuale di non italiani e di europei ed extraeuropei è veramente elevatissima. Quindi sarà un tema anche questo nuovo completamente. Come è nuovissimo quell'altro dei rifugiati. Quindi noi abbiamo recepito nelle normative il problema dei rifugiati perché è un problema macroscopico e che non diminuirà ma aumenterà. Non abbiamo assolutamente normative precise e quindi sarà uno dei gruppi di lavoro che costituiremo prossimamente proprio per vedere cosa si fa anche negli altri paesi, nelle altre normative degli altri paesi, quando arriva uno studente che dice sono al secondo anno, terzo anno di ingegneria, ho perso tutto, non ho più niente, abbiamo abbandonato la casa, il paese, che facciamo? Come valutare i 2 anni, 3 anni di ingegneria? Dobbiamo vedere cosa fanno negli altri. Per noi forse è un po' inferiore il problema rispetto a quello che vivono le altre università, però è un problema anche per noi. Quindi dobbiamo trovare dei criteri che il gruppo di studio preparerà quanto prima. Poi volevo aggiungere che non a livello universitario di facoltà, ma comunque sempre a livello di scolarità, più che quello che fa la congregazione, dobbiamo dare atto che per i rifugiati e i profughi, molti volontari nei campi profughi stanno recuperando al di fuori delle istituzioni che non esistono più della scuola, con dei corsi a favore di questi bambini e bambine che sono abbandonati nei campi profughi, stanno recuperando molti alla scolarità. E quindi questa è una grossa testimonianza che non viene recepita e non è quantitativamente configurabile, ma sappiamo che, soprattutto per esempio, io sono stato in Libano dove ci sono molti immigrati, no? E lì la presenza appunto delle nostre istituzioni, nel senso del volontariato a quel punto, no, stanno facendo molto per recuperare questi bambini e bambine che sono le prime vittime delle guerre. E anche l'università. Sì, anche l'università, ma soprattutto cominciando dal basso verso l'alto. Ecco. E Salvatore Cernuzio di Vatican Insider. E due espressioni chiave del documento mi sembrano rivoluzione culturale e cambio di modello di sviluppo di fronte alla crisi antropologica ambientale. Visto che rivoluzione e cambiamento sono termini che a volte fanno saltare qualcuno dalla sedia, volevo capire un po' concretamente in che cosa consiste questa rivoluzione culturale che chiede il Papa e anche questo fare rete, come dicevate voi, per sviluppare un nuovo modello, insomma. L'espressione rivoluzione culturale è ripresa da Papa Francesco nel proemio, l'aveva già utilizzata nella Laudato Si, e penso voglia sottolineare nella sua visione, in continuità col Vaticano II, la profonda necessità di revisione di un paradigma globale di formazione che deve interessare gli istituti ecclesiastici. Cioè, quello che mi sembra molto importante nella prospettiva delineata dal proemio, e che in fondo riprende, ripeto,
Vaticano II riprende la sapienza cristiana, riprende l'Evangelio Nunziandi, riprende la Caritas in Veritate, è che dobbiamo renderci conto, e su questo il Papa mi sembra ha una sottolineatura molto forte, dobbiamo renderci conto che non viviamo in un'epoca di cambiamenti, ma in un cambiamento d'epoca. E dunque le istituzioni accademiche, come avviene in tutto il mondo, sono sottoposte a un regime di forte trasformazione. Questo implica anche, ripartendo dalla sorgente del Vangelo, ricchi della tradizione cristiana, della sua capacità di fedeltà creativa, immaginare delle forme di costruzione del pensiero, delle forme di formazione di leader altamente innovative. Non è un particolare secondario, mi sembra, il fatto che Papa Francesco citi ampiamente John Henry Newman, la sua il famoso testo sulle idee di università, e citi Antonio Rosmini, le cinque piaghe della Santa Chiesa, dove Rosmini diceva c'è un punto delicato, c'è una piaga nella vita della Chiesa dei suoi tempi, probabilmente ancora continua, che è quello della formazione che viene data. Cioè è necessario, diceva Rosmini, ritornare a una grande visione sapienziale, allo stesso tempo concreta, che articoli un cambiamento molto forte. Rivoluzione dice appunto un cambiamento che non è semplicemente nell'ottica di un aggiustamento, ma di una revisione globale in conformità, evidentemente sempre alla sorgente evangelica, al paradigma evangelico, ma capace di esprimere effettivamente la forza di novità della proposta evangelica nell'oggi, altrimenti appunto si mettono Gesù nel Vangelo, si mettono delle pezze vecchie per rattoppare un vestito vecchio, ecco, o delle pezze nuove per rattoppare un vestito vecchio. Occorre probabilmente cercare con attenzione di ritagliare il vestito nuovo necessario per il momento nuovo che stiamo vivendo. Sì, anche perché c'è un paradosso che un'inchiesta fatta qualche anno fa mette in rilievo, cioè che le nostre istituzioni, soprattutto a livello accademico e universitario, sono molto richieste nei paesi anche non cristiani per la loro qualità dell'insegnamento, per la capacità metodologica, dialogica e anche per la competenza specifica nelle diverse scienze, ma poi l'impatto che coloro che escono dalla nostra università nella società è sproporzionato. Cioè siamo scelti perché diamo una qualità che poi viene usata, ma non per rinnovare il mondo, ecco, ma per benefici personali. La persona ha più credito nel fare carriera, ma dov'è allora il lievito del Vangelo? Non c'è proporzione tra la qualità e i frutti che dovrebbe dare. Allora vuol dire che c'è qualcosa che bisogna cambiare perché veramente si possa dare significato, no, all'esistenza delle nostre istituzioni. Perché nel congresso che abbiamo fatto del 2015, qualcuno, congresso mondiale che abbiamo fatto a Castel Gandolfo, qualcuno si domanda: ma tutto questo sforzo, non solo di personale ma anche economico, che frutti dà? Vale ancora la pena di mantenere tutte queste strutture? Certo che vale la pena, ma bisogna rinnovarle. Allora rivoluzione, rinnovamento, l'ermeneutica della continuità nel rinnovamento, le parole poi possono essere diverse, ma l'importante è sapere che la fede va inculturata e che c'è sempre uno sforzo da fare in ogni tempo. Non si può mai vivere di rendita, continuare a fare come si è fatto, perché la migliore tradizione della Chiesa è quella del rinnovamento nell'inculturazione del Vangelo. Buongiorno, sono Roland Juchem dell'Agenzia Stampa Cattolica Tedesca. Una domanda riguardo in Germania: c'è un argomento sul numero delle facoltà teologiche. C'è un concetto o alcune idee della congregazione? Quali sono i criteri quando una facoltà dovrebbe fermare o chiudere una facoltà teologica?
Beh, il criterio non vale solo per la Germania, ma è la qualità, come dicevo prima, che rende ragione, no, di una istituzione nel suo essere, e quindi che sia capace di conservare la propria identità cattolica, che non è solo un contenuto dottrinale ortodosso, ma anche quella capacità dialogica, quella capacità di confronto razionale, dialogo tra fede e ragione, l'apertura e l'influenza sulla società in cui si vive, quindi non una pura istituzione di pensiero, ma anche operativa e che influenzi il mondo in cui si vive nel senso evangelico. E poi considerando che in alcuni paesi ci sono convenzioni, concordati tra Chiesa e Stato che non riguardano la nostra congregazione come competenza, ma gli Stati, e quindi la Santa Sede in questo caso agisce attraverso la Segreteria di Stato, e quindi dal punto di vista sostanziale i criteri che ho detto, no? Dal punto di vista formale la convenzione bilaterale che va rispettata e che è frutto, no, di valutazioni concordate e non mutevoli secondo una parte sola. E quindi anche in Germania, come sappiamo, c'è tutto un regime speciale che la Santa Sede ha concordato, e la nostra congregazione non ha titoli per pronunciarsi sull'esistenza o no delle facoltà teologiche in Germania, ha competenza che dipendono dai documenti che ci sono per la qualità, incoraggiandola. Vorrei solo aggiungere un particolare nella impostazione della Veritatis Gaudium, si recepisce anche il principio di sinodalità che Papa Francesco sottolinea molto, no, nel suo magistero, e noi normalmente quando abbiamo una richiesta di apertura o di chiusura di una facoltà chiediamo sempre il parere della conferenza episcopale del paese, perché deve essere fatta una valutazione da parte della chiesa locale, non è mai una cosa verticistica o decisa, è sempre una richiesta, una proposta che viene vagliata tenendo conto poi anche degli accordi bilaterali. Bene, grazie a tutti voi. E l'ultima cosa, che se qualche televisione o radio ha bisogno di una battuta personale, io porto il cardinale nella saletta vicino ai accrediti, e Sua Eccellenza Zani, credo, e Monsignor Coda possono anche rimanere qualche minuto qua, però priorità per i giornalisti, perché vedo molti che non sono giornalisti, quindi lasciare le interviste prima. Grazie. Grazie a tutti voi. Grazie. Auguri. Grazie. Grazie.